Allora, siamo qui con Marco Bonetto, autore di Designer di Successo, un libro che ha scalato subito le classifiche del numero uno su Amazon. Marco, come ti senti? Beh, indubbiamente emozionato Giacomo, perché io insomma nella mia carriera professionale di riconoscimenti ne ho ricevuti tanti, ma pochi mi hanno emozionato e questo è uno di quelli che mi ha emozionato molto. Ecco, sì, hai detto bene, hai una carriera incredibile nel mondo del design. Tra l'altro non è neanche il tuo primo libro, ne hai scritti anche altri più divulgativi o più, anche alcuni divertenti, no? Mi ricordo quello sul mondo dei viaggi, quindi veramente un po' di Esatto, tutto. E certo. raccontaci un po' come si diventa designer di successo. Beh, dunque, una volta, parlo di 30-40 anni fa, era molto semplice. Oggi, ci sono delle dinamiche, delle strategie, delle metodologie più complesse e che si evolvono, continuamente. Quindi, bisogna conoscerle, bisogna essere in grado anche di evolverle. E questi non sono aspetti semplici da trattare, soprattutto per i giovani studenti che si affacciano al mondo della professione del design ed è a quelli a cui è rivolto il mio libro. Ecco, queste persone, questi studenti, giovani o meno giovani che siano, che leggeranno il tuo libro, che hanno iniziato a leggerlo oggi, in che modo poi li puoi seguire, li puoi aiutare in maniera diretta per proseguire questo percorso? Beh, dietro al libro ci sta un progetto molto importante, molto grosso, che è la Bonetto Design Academy. Io ho insegnato e insegno molto nelle università e nelle scuole, più recentemente l'ultima è l'Accademia di Brera di Milano, e nel percorso formativo di uno studente gli viene insegnato tutto quello che riguarda la storia del design, le tecniche, il modo di disegnare, il modo di pensare, ma nessuno fino ad oggi ha insegnato agli studenti come poi affrontare il mondo professionale del design. Io, anche come imprenditore di una società storica di design, vedo questi poveri ragazzi che inviano delle email che sono generiche, dei curriculum fatti male, dei portfolio, dei progetti fatti senza senso. E questo mi dispiace perché poi questi ragazzi buttano via 2, 3 anni in un pellegrinaggio per cercare degli stage presso centri di design e purtroppo molti di questi poi finiscono per fare un altro lavoro e non quello per cui hanno speso molti anni nella formazione. Quindi io con il libro e soprattutto con la Bonetto Design Academy ho inventato qualcosa che non esiste al mondo, ho inventato il design coach, quindi sul modello delle coaching, dei coach che ci sono nel mondo. E ognuno dei quali è specializzato poi ovviamente in una sua tipologia di coaching. Il design coaching non lo fa nessuno, non l'ha fatto nessuno fino ad oggi e ho creato questa piattaforma virtuale dove ci sono videocorsi che sono acquistabili online, individual coaching che sono delle coach molto particolari a numero ridotto o addirittura B2B. E poi abbiamo i live e quindi il primo live sarà, se tutto va bene, se la situazione della pandemia ci aiuta nei miglioramenti, il primo live sarà il 28 novembre, un sabato e una domenica, quindi 28 e 29, esattamente sul modello dei live che fai tu e che fa Alfio Bardolla, quindi con lo stesso approccio, ma io e alcuni miei collaboratori in questi 2 giorni formeremo gli studenti affinché si sentano assolutamente sicuri di decollare. Io sul sito dico, tu ti sentiresti sicuro ad attraversare il deserto senza conoscerlo o senza un sistema GPS? Chiaramente la maggioranza risponde no. Bene. Io mi pongo come GPS tuo
per affrontare questo mondo professionale assai complesso. Beh, mi sembra una bella metafora quella del GPS, sicuramente dà proprio l'idea di guida. Ecco, prima di chiudere, io so che tu hai lavorato anche con famosi nomi del design, hai fatto veramente risultati pazzeschi. Ci vuoi raccontare qualcosa dei tuoi successi di questi tanti anni di carriera? Beh, io sono 35 anni che faccio questo mestiere, sia come designer sia come docente universitario. Ho avuto un'eredità importante, nel senso che mio padre, Rodolfo Bonetto, è stato uno dei padri fondatori della Bonetto Design e quindi oggi rappresento un brand che è la Bonetto Design che ha 61 anni di storia. Una storia fatta di 1250 prodotti disegnati, andati in produzione, e la nostra peculiarità è che siamo assolutamente trasversali. Passiamo dal design degli interni delle auto, dei pullman, degli scooter, fino ad arrivare al design delle macchine per caffè, per esempio, o delle lavabiancherie o delle lavapiatti. Quindi questo mi ha dato modo di avere una visione a 360 gradi. Oltre a questo, per molte industrie asiatiche svolgo anche un'attività di strategia del prodotto, ovviamente dal punto di vista del design, quindi lavoro su piani che vanno dai 3 ai 4 anni di produzione, di messa sul mercato dei prodotti, e con una cultura progettuale che è in continua evoluzione, come è in evoluzione anche il nostro mondo. Ti cito qualche esempio: tantissimi interni a suo tempo della Fiat, dell'Alfa Romeo, della Lancia sono stati nostri, interni per Audi, interni per Volkswagen, concept per la Lamborghini, parti di interni per le autovetture BMW. Tantissimi pullman di lusso per il mercato cinese. Cioè, credimi, a volte non mi ricordo neanch'io quante cose abbiamo realizzato, anche perché sono abituato a guardare verso il futuro e non guardarmi indietro su quello che ho fatto, ma mi piace pensare. Un'ultima cosa, che è stato un progetto che per me è stato veramente straordinario, mi ha fatto accedere a un mondo fantastico. 5 anni fa abbiamo disegnato un modulo lander, quindi un modulo spaziale che doveva atterrare sulla Luna con una compagnia aerospaziale privata americana, tipo quella di Elon Musk, che è SpaceX, che è partito qualche giorno fa. È stata un'esperienza straordinaria perché ho avuto modo di lavorare fianco a fianco con piloti di Space Shuttle, ingegneri aerospaziali con la NASA, sono venuto a conoscenza di progetti straordinari per il futuro dell'umanità. E questo è un ricordo che io porterò per tutta la mia vita. Grazie, grazie per la condivisione, assolutamente straordinarie queste esperienze, veramente parlano per te e sicuramente aver condiviso tutto questo in un libro è veramente di grande valore e grande ispirazione. Quindi l'ultima domanda è questa: come mai hai scelto Bruno Editore per pubblicare il tuo libro? Beh, la storia è molto bella. Io sono venuto da te nel 2018 all'evento che hai fatto allo Sheraton alla Malpensa di Milano. Al termine del tuo evento, quando hai scatenato l'inferno del andata a firmare per pubblicare il libro, io sono uscito anch'io come un matto correndo dicendo sì, faccio il libro. Poi mi sono fermato e ho detto, no, prima devo fare il prodotto che sta dietro al libro. Ed è stata la ragione per cui io poi pubblico nel 2020 il mio libro. Quindi questi 2 anni sono stati 2 anni di lavoro per costruire quello che ci sta dietro il libro. E poi ho scritto ovviamente il libro. Ho scelto Giacomo Bruno perché indubbiamente il mio target di riferimento è un target giovane, quindi arrivo al massimo ai trentenni, ma neanche, diciamo ai 27-28 anni, è un target giovane, quindi un target molto tecnologico, un target abituato non alla carta, ma
allo smartphone, al tablet, a internet, e devo dire che la tua storia e la vostra competenza in questo settore è la numero uno, come si dice. Aggiungo e termino, poi che siamo anche diventati amici, quindi c'è anche un rapporto di simpatia con te, e se posso concludere dicendo anche che hai uno staff formidabile, perché è vero che io ho già scritto dei libri, ma anche per chi si trovasse davanti all'impatto di dire oddio, come si scrive un libro, tu hai uno staff che veramente dà un supporto e crea delle linee guida per cui anche il più incompetente o il più a digiuno di scrivere un libro con voi e con te non ha assolutamente problemi. Quindi arriverò anche a scrivere un altro libro con te nei prossimi mesi, di cui ho già in testa qualche idea. Grazie, grazie Marco, complimenti per la tua scelta. Si vede, ancora una volta hai dimostrato di voler lavorare con la giusta perfezione, no? Hai atteso 2 anni, 3 anni piuttosto che fare le cose di fretta per fare le cose fatte bene. Quindi ottima scelta. Bene, io ringrazio te Marco e ringrazio tutte le persone che ci stanno guardando in questo momento e le invito ad andare su Amazon, cercare Marco Bonetto, designer di successo, perché se volete intraprendere carriera, fare carriera in questo settore, è un libro assolutamente da leggere. E Esatto, poi io Marco sì. Bonetto Design, quindi l'accademia sicuramente è il passaggio successivo. BonettoDesignAcademy.com e io ringrazio te e ringrazio tutto il tuo staff, il tuo team di collaboratori, perché abbiamo lavorato veramente, veramente bene e saluto anche chi vede questo video. Bene, grazie mille, a presto. Grazie, ciao, ciao. Ciao.